Audio Jungle. Peugeot inventa nel 2009 il Grip Control, una tecnologia molto avanzata per aumentare il livello di trazione del veicolo anche su fondi scivolosi, senza necessariamente dover cedere alla tentazione della trazione integrale, una soluzione tecnica che comporta un aggravio di peso, una diminuzione delle prestazioni e soprattutto un aumento di consumi ed emissioni. Il Grip Control ha 5 modalità di guida. Quella standard per l'utilizzo su strade asfaltate, quindi con un livello di anti-spin molto contenuto, la modalità neve, ideale per questo contesto in cui ci troviamo oggi, che permette un aumento dello slittamento dei pneumatici per aumentare quello che è il grip anche su un fondo insidioso come la neve, la modalità di guida su fango, su sterrato, che prevede una modalità di anti-spin ulteriormente evoluta permettendo anche il trasferimento al 100% da un lato all'altro dell'asse, e la modalità di guida su sabbia, che evita che il veicolo si insabbi, un rischio molto concreto quando si percorrono questi fondi, permettendo al mezzo di avanzare tranquillamente. Infine, l'ultima modalità è quella che prevede la totale esclusione dei controlli, il controllo di stabilità, ma anche e soprattutto il controllo di trazione, demandando il controllo del veicolo totale al guidatore. Nel corso di questi anni il Grip Control si è evoluto ed è diventato Advanced Grip Control sulla gamma di 3008, 5008 e nuovo Rifter. Questa nuova denominazione ha comportato l'adozione del sistema HADC. Questa tecnologia ulteriore permette di controllare la velocità del veicolo in discesa, demandando al mezzo stesso il controllo e il bloccaggio delle singole ruote. Le modalità di intervento dell'HADC sono due. Una per discese un po' più lievi, comunque superiori al 5% e dentro i 30 km orari, e permette di gestire la velocità in prima persona da parte del conducente. La seconda modalità prevede addirittura il controllo della velocità da parte del veicolo entro il range da 0 a 3 km orari. Il Grip Control è disponibile di serie a richiesta in funzione dell'allestimento scelto del singolo modello ed è una ottima soluzione per affrontare con grande sicurezza anche fondi a bassa aderenza.